Ma come mai fuori non funziona e qui sì? Yeah! We can! Yeah! Si è tenuto questa mattina presso l'aula consiliare del comune di Cava dei Tirreni un incontro per far chiarezza sulle sorti del presidio ospedaliero cavese. Una conferenza stampa definita dall'amministrazione Servalli un'operazione verità per fare il punto delle prospettive future delle attività svolte all'ospedale Santa Maria Incoronata dell'Olmo. Presenti all'incontro, tra gli altri, oltre al primo cittadino Vincenzo Servalli e all'assessore alla tutela della sanità Armando Lamberti, anche il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno, Vincenzo D'Amato, che attraverso delle slide ha mostrato punto per punto il cronoprogramma delle attività svolte e quelle messe in campo dall'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona e destinate al presidio ospedaliero metelliano. Oggi per me è stata un'opportunità di chiarire innanzitutto la programmazione che c'è stata, tutto ciò che abbiamo detto nel corso della conferenza stampa è stato inserito in una programmazione dell'azienda che non dimentica del presidio di Cava. L'azienda non sta dall'altra parte, l'azienda tutela il presidio ospedaliero di Cava per l'assistenza ai cittadini, presidio che ha già oggi delle vere eccellenze, lo dicevo in conferenza, ha delle attività che sono le uniche che ci stanno, cioè la dermatologia non sta a Ruggi, sta a Cava, l'abbiamo trasferita, è stata trasferita nel 2017 da Salerno a Cava ed è un riferimento non solo per la nostra provincia ma anche dall'area napoletana, da tutto l'agro nocerino sarnese, dall'Interland di Napoli. Fanno attività importantissime, sono inseriti tra i 10 centri prescrittori per i farmaci biotecnologici, la dermatologia, la pediatria di Cava è il centro di riferimento per la neurologia pediatrica della nostra azienda. Allora voglio dire, la rianimazione, la terapia intensiva, i suoi ambulatori per la terapia del dolore, per la gestione dei PIC, a fianco e integrazione con le attività territoriali. E allora ci stanno delle difficoltà, c'è difficoltà sul pronto soccorso che sono difficoltà della nostra, di tutti coloro che operano in sanità, della regione ma dell'Italia. E l'ho detto, là il problema si risolva con una diversa normativa che parte dal livello nazionale. La regione sta individuando delle cose e comunque fino adesso il Ruggi è stato sempre impegnato per, come dire, sostenere le attività del presidio per potenziarle e per riqualificarle. I lavori che abbiamo messo in campo, 1 milione circa di euro già spesi, un totale di 7 milioni e qualcosa di euro tra strutture e attrezzature, li vedremo là. In conferenza ho dato, come dire, anche i riferimenti temporali, perché il cronoprogramma che abbiamo fatto d'intesa e grazie ai finanziamenti che abbiamo ottenuto dalla regione va avanti. L'abbiamo chiamata insieme al professore Lamberti un'operazione di verità, nella quale senza propaganda, senza infingimenti, i direttamente interessati, cioè il direttore generale dell'azienda universitaria ospedaliera Enzo D'Amato, ha rappresentato alla città il lavoro che si è fatto e che si sta facendo per il presidio di Cava dei Tirreni in una condizione che è oggettivamente difficile, ma che è difficile non specificamente per il presidio di Cava, ma nella sanità nel suo complesso, soprattutto perché manca personale e manca personale delicatissimo, cioè da impiegare nei pronti soccorsi e nelle chirurgie. In questo quadro l'azienda però ha dimostrato stamattina con dei dati puntuali, diciamo incontrovertibili, che si è investito e si continuerà ad investire sul presidio di Cava dei Tirreni. A partire dalla struttura avremo un pronto soccorso di 500 metri quadrati che riguarderà tutto il piano quando si entra in ospedale, la cardiologia, la rianimazione, la medicina generale, l'ortopedia, una specializzazione molto forte che è quella della dermatologia, i laboratori, insomma un ospedale in grado di rispondere a quello che è il suo obiettivo fondamentale. Dare una risposta all'emergenza urgenza. Io l'ho detto al direttore quando ci siamo incontrati qualche minuto prima della conferenza nella mia stanza.
Noi non pretendiamo, anche perché ci sono dei limiti strutturali, il policlinico. Vogliamo però che questa risposta, l'emergenza-urgenza, l'ospedale di Cava sia in condizione di garantirlo e di garantirlo al meglio.